Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del come fare. Prima di tutto vi voglio ringraziare davvero tanto per l'affetto che avete provato nei miei confronti per quello sketch che è stato fatto per le chiusure, però come sempre mi posso far perdonare. E oggi ci facciamo perdonare scoprendo un altro elemento fondamentale per le borse, e quindi le catene, i ponticelli e moschettoni ad anello. Andiamo a vedere. Quindi vediamo nel dettaglio e parliamo di catene. Come vedete, Tessiland ne ha di tutte le tipologie, di tutti i modi, ma vediamo soprattutto come andare nella nostra scelta delle catene. Quindi prendiamole adesso, dividiamole un pochettino. Ci sono alcune catene, come ad esempio queste tipologie di catene, che hanno una maglia un po' più larga e servono giustamente per le borse con maggiore spessore. Quando invece abbiamo bisogno di fare delle borse un po' più piccole, quindi delle pochette o altro, che abbiano delle dimensioni più contenute, vi sono delle altre tipologie di catene che hanno queste maglie un po' più sottili. Come poter capire su Tessiland quale catena utilizzare? Lo trovate direttamente nella descrizione. Questo, proprio questa dicitura, catena 7x10. Il 7x10 vuol dire che è 7 mm di spessore per 10. E andiamo a vederlo nel dettaglio. Prendiamo ad esempio questa qui, che è il colore argento. E come vedete, facciamo anche un po' di pulizia. Eccolo qui, 7x10, vuol dire che la maglia ha una misura, cerco di farla capire così, 7 il punto più stretto della maglia e 10 il punto più largo della maglia. Le vendite delle catene su Tessiland sono tutte a metro, quindi un metro. Qualcuno a volte chiede, dice, ma se io voglio una catena più grande, basta prenderne due e legare insieme le maglie. Ma vediamo nel dettaglio, quando abbiamo una pochette, come applicare la nostra catena. Vediamo quindi nel dettaglio come applicare una catena a una pochette. Questa è la nostra click-clack, che come vedete ci sono questi tondini. Quindi nel momento in cui noi avremo una pochette con queste dimensioni, è circa 25x17, andremo a applicare la catena. Vediamo il necessario. Avremo bisogno di un tronchesino e semplicemente di una pinza. Le applicazioni si possono fare in questi due modi: o aprendo la catena, quindi in questo caso noi prendiamo le maglie che ci sono, apriamole in questo modo qua e le andiamo a infilare semplicemente nel tondino in questo modo e stringiamo. Facciamo anche il giro su una seconda maglia, perché questa qua è una catena particolare con maglie strette e quindi possiamo dare più resistenza alla nostra pochette inserendo due anelli in questo modo qua. E quindi possiamo avere la nostra catena applicata alla nostra pochette. Vi è poi un altro elemento molto importante e spesso viene utilizzato, che è il moschettone. Il moschettone fa in modo che noi possiamo applicare la nostra catena, ma la possiamo anche staccare successivamente senza dover fare delle operazioni difficili. Per poter applicare il nostro moschettone, apriamo sempre un pochettino la nostra maglia della catena. Inseriamo all'interno il moschettone in questo modo e andiamo a stringere la nostra maglia con delicatezza. E così abbiamo il nostro moschettone per poter applicarlo alla nostra pochette. Andiamo a vedere adesso un'altra tipologia di catena e di borsa.
In questo caso abbiamo una borsa di Lycra, quindi ha un peso specifico molto molto maggiore, quindi abbiamo bisogno di una catena, di una tracolla che sia di maggiore grandezza della maglia. Alcune volte si può fare questo, cioè quindi applicare all'interno stesso del lavoro la catena e poi successivamente attaccare il manico. Ma io vi voglio far vedere anche qualcosa di differente utilizzando un'altra tipologia di catena come questa e vediamo gli elementi che possono essere utili. La prima cosa da fare, vabbè, in questo caso per me, perché ho già un applicato, quindi per poter staccare una catena basta come sempre allargare le maglie della catena stessa. Aiutatevi con le pinze. Quindi abbiamo staccato la nostra catena. Ora cosa facciamo? Possiamo applicare all'interno della nostra borsa, possiamo metterci un moschettone. Il moschettone ad anello è un elemento, diciamo, fondamentale per l'utilizzo di una borsa, perché dà la possibilità di poter estrarre il manico, cambiarlo, modificarlo senza bisogno di fare tante operazioni difficili. Le applicazioni del moschettone sono due: o una attaccato vicino al ponticello, poi lo vedremo, oppure semplicemente applicato direttamente sul lavoro. Certamente il lavoro deve essere anche che può reggere il peso stesso della borsa, ma vediamo come poterlo applicare. Semplicemente si apre in questo modo, inseriamo all'interno del lavoro e facciamo uscire la parte del moschettone. Io l'ho inserita in oro in modo da far vedere le differenze, ma le galvaniche ci sono. Poi all'interno inseriamo nuovamente la nostra catena in questo modo qua. E abbiamo avuto un'aggiunta piccolina, ma che ci dà sicuramente la possibilità di poter variare tanto, perché cosa possiamo fare anche in questo caso? Ci siamo scocciati di avere questo manico, tranquillamente lo possiamo eliminare solamente staccandolo in questo modo e possiamo applicarci una catena, una tracolla da un metro e la possiamo inserire tranquillamente. Ci abbiamo messo 3 secondi. Ci sono altre tipologie di catene. Ricordatevi sempre che nella ricerca della vostra catena per il vostro prodotto di stare sempre attenti a questa descrizione, le misure che sono 25x22 in questo caso qui. Nel caso ad esempio di questa catena, vedete le maglie, è una catena con millimetri 19, quindi è abbastanza stretta come tipologia di catena. Poi vi sono altre tipologie come le catene zigrinate, le maglie larghe, oppure, come in questo caso, la doppia maglia. Tutte queste catene le potete utilizzare tranquillamente, hanno tutte una lunghezza di 1 metro, per poi arrivare ad avere delle catene un po' più fashion, come ad esempio questa catena qui, che è una catena leggerissima, davvero leggera, ma che ha un effetto, diciamo, a dir poco eccezionale sulle vostre tipologie di borse. In più vi faccio vedere anche un'altra cosettina che è importante. Ora vediamo su una borsa come questa, sempre fatta di Lycra, quindi siamo nella fase dell'estate. Parliamo delle catene di resina ed eccole qui. Hanno una resistenza alla pressione, quindi al peso, molto molto elevato, ma attenzione a non fargli prendere dei colpi sulla parte della resina, perché proprio come materiale la resina è resistentissima alla trazione ma non ai colpi. E vediamo anche come poterla applicare. Abbiamo voglia di cambiare, quindi prendiamo sempre il nostro moschettone, inseriamo all'interno della nostra borsa il moschettone e mettiamo all'interno la nostra catena. Qui dovete far fare un po' di giri
ed eccolo qui. E abbiamo creato velocemente il nostro manico, la nostra tracolla, che poi potete tranquillamente cambiare con altre versioni. Lo potete anche inserire con le catene di ferro, in argento, in oro. Ma vediamo anche un altro piccolo elemento, che sarebbe il ponticello. Ricapitoliamo prima un attimo un paio di passaggi. Allora, per poter applicare una catena alla nostra borsa abbiamo bisogno o del moschettone ad anello applicato direttamente e poi successivamente la catena, oppure se vogliamo fare un servizio completo, mettiamo il ponticello, il moschettone e la catena. E infatti in questo caso vediamo come poterla applicare. Il moschettone presenta una placchetta. Questa placchetta verrà, inseriamo il nostro moschettone. Questo è un moschettone stretto, quindi lo possiamo inserire nel nostro lavoro in questo modo qua. Solitamente lo si inserisce proprio all'interno dell'angolo più sotto della chiusura. Inseriamo la nostra griglia, che serve per dare sempre resistenza, come abbiamo visto poi anche nelle chiusure. Stringiamo le nostre alette in questo modo qua, aiutatevi sempre con le pinze, e abbiamo inserito il nostro ponticello, che rimane ben nascosto qui. Poi mettiamo il nostro moschettone ad anello e abbiamo il secondo elemento, e il terzo elemento abbiamo la nostra catena, che inseriamo tranquillamente all'interno del nostro moschettone in questo modo qua. Così i tre elementi, ponticello, moschettone ad anello e catena, hanno completato la nostra tracolla e la nostra borsa. Un altro elemento importante sono le catene con i moschettoni già applicati, ultime arrivate nel sito Tessiland. Queste hanno un'applicabilità davvero veloce, e soprattutto non bisogna fare nient'altro che inserire sempre il vostro ponticello e semplicemente applicare la vostra catena. E la vostra borsa avrà il suo manico. Come avete visto, e come sempre dico, facile. Quindi anche per oggi questo nostro piccolo tutorial è finito. Spero davvero che vi sia piaciuto e che sono stato chiaro sul farvi capire come utilizzare le catene e i manici. Io vi aspetto come sempre al prossimo tutorial, però prima vi chiedo sempre di mettere, se vi è piaciuto, un like, di iscrivervi al canale, di seguire anche TikTok, il blog www.meglio-di-maglia.com, dove ci sono degli articoli sempre molto accattivanti e soprattutto con delle novità, come in Tessiland News oppure in Condivision. Quindi, come sempre, io vi ringrazio, e avevo da dire qualche altra cosa, perché qualcuno mi sta iniziando a fare delle domande. Io sono molto contento, spero che a breve riuscirò a aprire anche questa nuova rubrica dove potrò rispondere alle vostre domande. Per adesso vi saluto con le mie tantissime catene, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!